ora in onda. Va ora in onda. Riflettore. Riflettore. E come ogni venerdì a quest'ora su Radio Gioconda si accende il riflettore. Ciao a tutti da Linda Fiore. Oggi nello spazio dedicato agli artisti musicali del Friuli Venezia Giulia ritorna, e siamo molto felici di questo, una chitarrista e cantante apprezzata oltreoceano. È in collegamento Eliana Carnielutti. Ciao Eliana, bentornata. Ciao Linda, ciao a tutti gli ascoltatori. Quanta energia già in partenza, mi piace un sacco, quindi tutto bene, tutto a posto Eliana? Tutto benissimo, si riprende, riprende la vita. Evviva, allora faccio un breve riassunto in apertura di intervista di quello che hai fatto dagli inizi della tua carriera finora. Allora, comincio con laureata al Conservatorio Jazz di Ferrara, vincitrice del Blues Contest di Pordenone nel 2010, vincitrice del titolo di miglior strumentista blues emergente italiana agli Oscar del Blues 2013 di Modena, citata nel 2015 tra le migliori chitarriste rock blues internazionali agli americani Jimmy Awards e nominata tra le migliori 5 donne chitarriste dell'anno dalla rivista americana Blue In News. Tra i tuoi live più adrenalinici, quello che ti ha visto accanto alla batterista dei Deep Purple. Ho citato soltanto alcuni dei meravigliosi traguardi musicali che hai raggiunto finora e tra un mese circa ne segnerai un altro, ovvero l'uscita del tuo nuovo album che ha un titolo tutto friulano. Quale? Aur, si intitolerà Aur, queste tre lettere, no? Ovviamente sapete il significato, significa oro. E come mai hai scelto proprio questo titolo e soprattutto perché hai voluto portare le tue origini friulane a chiare lettere sulla copertina del tuo nuovo album? Esatto. Beh, oltre l'oro, oltre ad essere un colore che ultimamente mi è sempre piaciuto, mi rappresenta essendo anche io segno del leone, essendo solare, positiva, brillante, no? Come carattere, l'oro è anche inteso in questo progetto, in questo nuovo lavoro, come oro interiore, no? Ossia tutte quelle cose belle che abbiamo dentro, che però spesso o ce ne dimentichiamo o non usiamo in maniera adeguata vengono nascoste, no, da altre cose della vita. Invece io penso che il nostro aur interiore debba sempre essere curato, a maggior ragione in questo periodo di pandemia, dove un po' il lavoro interiore direi che è quasi obbligatorio per tutti, no? Per poi stare meglio anche con gli altri all'uscita di questo strano percorso che è stato il 2020 per tutti. Già, come contraddirti. Eliana, questo è un lavoro discografico che appunto hai confezionato nell'ultimo anno, un periodo molto particolare per tutti, molto difficile, però possiamo senz'altro affermare che tu questo momento così incerto, così delicato, lo hai sfruttato, diciamo, nel migliore dei modi, scrivendo nuova musica e soprattutto registrando nuovi pezzi che verranno poi contenuti nel tuo nuovo progetto discografico. Quindi la passione per questa forma espressiva, io credo che ti sia stata davvero d'aiuto per una come te che da anni, nonostante la tua giovane età, gira il mondo e calca veramente palchi molto molto prestigiosi, per cui confermi che questa tua grande passione per questa forma espressiva è stata un po' la tua terapia per superare questo momento difficile, anche questa mancanza di live, di musica live, alla quale tu tieni particolarmente. Eh sì, hai centrato proprio l'obiettivo, ha funzionato proprio così, un po' scrivere un album è sempre un po' una catarsi, no? Sì. Una catarsi, e quindi ho iniziato questo lavoro di composizione a maggio, ed ha proseguito fino a luglio-agosto. Sì. Appena ad agosto poi siamo andati, inizio settembre, siamo andati in studio di registrazione a Fiumicello da Andrea Rigonat, chitarrista bravissimo, nonché chitarrista e marito di Elisa Toffoli, certo, la nostra famosissima cantante, e lì in 3-4 giorni abbiamo registrato il tutto, siamo stati bravissimi. È stata come sempre un'esperienza molto dura, perché in studio per i musicisti comunque è davvero una prova di forza.
per poi continuare a pubblicizzare, lavorare, fare le grafiche di questo CD e in seguito anche vinile, che uscirà quest'estate, pronto per essere pubblicato. Insomma, il CD ufficiale uscirà il 7 maggio. Bene, mi pare di capire che avevate tutti voi presenti nello studio di registrazione di creare qualcosa di nuovo, di sentire tanta bella energia, belle vibrazioni in questo periodo, appunto, come abbiamo detto, così tanto difficile per tutti. Eh sì, anche perché con la mia band l'obiettivo è sempre stato quello di portare appunto al pubblico la nostra energia e positività anche sui palchi esteri. E dopo questo periodo di pandemia penso che il desiderio di condivisione delle persone sia sempre maggiore e noi saremo appunto volentieri il mezzo di trasporto per nuovi viaggi e per far emergere appunto nelle persone, nel nostro pubblico, questo oro insito, no, in ciascuno di loro. E tu ti sei creata, Eliana, però comunque dei palcoscenici virtuali, nel senso che sul web durante appunto questa pandemia hai organizzato diversi concerti live a distanza, ovviamente, però che hanno avuto tantissimo seguito. È stato difficile per te esibirti senza un pubblico in presenza? Allora, ma non direi difficile, ma sicuramente particolare, perché è un altro mondo, è tutto un altro mondo. La difficoltà, appunto, come sempre, per noi musicisti, non penso sia nel palco, no, durante il concerto, ma è il prima, tutta la preparazione. Quindi mi sono ritrovata a gestire tutte cose digitali con una quindicina di cavi attorno a me, vari schermi, setta le luci, tutto pronto. Ho lavorato 3-4 ore prima del concerto, poi arrivi a suonare davanti a un computer che uno si è già stanca del lavoro fatto prima. Eh sì, perché sembra semplice. Sembra semplice, sembra però semplice. È molto complicato sistemare la videocamera. Da perfezionista poi devi fare tutte cose perfette, perché sai, una cosa è l'immagine, una cosa è la videocamera, una cosa è l'audio. Poi se voglio usare più chitarre diverse, bisogna gestire il cambio a chitarre, gli effetti, perché una cosa è l'effetto mentre canti, l'altro è l'effetto mentre parli al pubblico, quindi bisogna avere un mixer vicino. E senza fonico è stata dura, però è stato sicuramente piacevole, ho imparato molto e è stato utilissimo anche perché ho avuto la possibilità di mantenere i contatti anche con le persone al di fuori dall'Italia, quindi tutte le persone estere che hanno comprato il biglietto, mi hanno guardato live, hanno assistito insomma a un concerto diverso sicuramente. Ed è stato comunque soddisfacente, lo si evince poi dal modo nel quale hai raccontato questa esperienza che ti ha regalato comunque grandissime emozioni. Senti Eliana, appena sarà possibile esibirsi live, dove ti piacerebbe farlo? Sicuramente qua in Italia, perché qua siamo davvero assenti sulla scena da un po' troppo per i miei gusti, e poi ho delle tournée pronte per Inghilterra, Germania, Francia, spero di tornare anche in Olanda. E magari approdare in Spagna, perché non ho mai suonato per adesso in Spagna. Manca la Spagna, quello è un bel sogno. Allora noi te lo auguriamo, ti facciamo già un grandissimo in bocca al lupo affinché questo tuo desiderio si realizzi. Grazie. All'interno del nuovo album Auro, che uscirà il 7 di maggio, hai detto? 7 maggio. Ecco, quante tracce sono contenute al suo interno? Ci sono 10 tracce, la prima avete già potuto vedere online, anche perché è uscita con il suo videoclip, e poi il 7 maggio stesso, oltre CD, uscirà il secondo singolo con relativo videoclip, eccetera, eccetera. E senti, adesso andiamo ad ascoltare il primo singolo estratto dall'album, ovvero quello che anticipa proprio questo nuovo progetto discografico, che si intitola Who is the Monster? Ecco, ci fai una guida all'ascolto, perché poi il testo è in lingua inglese, in modo tale da poterlo apprezzare di più, soprattutto per chi non conosce la lingua inglese. Esattamente. Who is the monster? Chi è il mostro? Questo strano titolo, un po' old, un po' nuovo, un po' new, un po' vecchio. È molto libero da interpretazioni, no? Ognuno può interpretarlo come vuole, ma la canzone fondamentalmente parla di una storia d'amore bellissima, ma anche complicata, una di quelle tossiche che
è molto difficile da capire e da cui è anche molto arduo staccarsi. Non è facile riuscire a gestirsi in una storia quando magari non ci si capisce più, no? E quindi tra i due chi è che diventa il mostro? Il messaggio è di continuare a lavorare quindi sulla propria armonia individuale, anche quando sei in due, perché bisogna sempre migliorarsi personalmente, bisogna appunto continuare, come dico il messaggio di questo CD, a ricercare l'oro dentro di sé per farlo emergere. E quindi il nero, le cose brutte non potranno mai sommergere la brillantezza dell'oro. Sono d'accordo con te. Allora andiamo ad ascoltare il pezzo. Eliana, vorrei che lo lanciassi tu su Radio Gioconda. A tutti gli ascoltatori di Radio Gioconda, please listen. Who is the monster? Enjoy. Who is the monster? E su Radio Gioconda abbiamo trasmesso Who is the Monster, il singolo che anticipa l'album di Eliana Carnielutti, album che si intitola Aur, in uscita il 7 maggio. Quanta energia in questo pezzo, Eliana. Complimenti. Grazie mille. C'è una sezione ritmica molto incalzante, una nuova un po' ricerca moderna rispetto ai miei CD passati, del suono, anche chitarristico, e soprattutto anche della mia voce. Senti, del singolo, come hai detto tu prima, è stato girato anche il videoclip, che è già disponibile in rete su YouTube. E dove è stato girato il videoclip, appunto, e chi è il suo regista? Il regista del videoclip di Who is the Monster è Simone Vreck. Abbiamo girato nel suo studio, la base Factory a Gorizia. Sì. Ho avuto come ospiti una coppia di miei amici, nonché personal trainer dal corpo ben scolpito, e ho deciso di pitturarli io personalmente di oro, quindi questo body painting completamente dorato. È molto interessante, simpatico, è stato girato tutto in una giornata sola. Senti Eliana, allora in apertura di Riflettore hai dato qualche indicazione sui tuoi prossimi live, ma c'è già una data sicura che ci puoi confermare, o almeno quella diciamo più certa? Sì, in Croazia 10 luglio, in Svizzera 5 settembre, tournée in tutto il mese di novembre in Inghilterra, poi capiterò quindi in più di una anche in Italia. Quindi più di sì, una. Sì, per ora restano tutte confermate, tranne una tournée in giugno in Germania, che è ancora lì un po' in bilico. Speriamo, per me. Teniamo le dita incrociate, assolutamente, ma per tutti, non soltanto per te, perché abbiamo bisogno della musica live, di belle vibrazioni, di poter stare insieme soprattutto, perché mai passato sì. Più di un anno, Eliana. Comunque, rivedere gli amici, sì. Sì. Comunque, data certa, il 7 maggio, l'uscita del tuo album dal titolo Aur. Non abbiamo ancora nominato i personaggi, gli artisti, i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo importantissimo progetto musicale. Bravissima, vedi, molti non me lo chiedono, invece è ovviamente l'ingrediente fondamentale per la riuscita di questo progetto, e quindi devo ringraziare la mia band, Simone Serafini al basso, Carmine Bloisi alla batteria, Michele Bonivento al Lemon tastiere, e anche un buon aiuto nella parte di arrangiamenti, più inoltre anche il mio fonico Francesco Marzona di Udine. Ecco, li salutiamo tutti, li saluto anch'io. Il singolo Who is the Monster è già disponibile su tutte le piattaforme digitali, Eliana? Sì, lo trovate su Amazon, iTunes, Spotify, Bandcamp, certo. Benissimo, quindi per chi volesse acquistarlo, insomma, è possibile farlo. Ora passiamo alla domanda di rito di Riflettore, che rivolgiamo ogni venerdì ai nostri ospiti, che è la seguente. Quale canzone del panorama italiano avresti voluto scrivere o comunque portare al successo? Allora, ci sono tantissime canzoni italiane bellissime. Ultimamente mi sono innamorata della canzone di Fossati, L'amore trasparente, ma mi sarebbe piaciuto scrivere anche, ovviamente, Impressione di settembre della PFM, davvero un capolavoro del 72. Quindi ascoltiamo la PFM? Sì, un po' di
rock all'antica. Benissimo, allora subito dopo la pausa pubblicitaria che ci attende ascolteremo il brano che hai scelto e successivamente torneremo a chiacchierare con te. E abbiamo appena trasmesso Impressione di settembre della PFM, canzone prediletta di Eliana Carnielutti, oggi ospite a Riflettore, l'appuntamento di Radio Gioconda, che racconta la musica che nasce in Friuli Venezia Giulia. Allora Eliana, dicevamo che sei prossima a pubblicare il tuo nuovo album, che si intitola Aur, è il terzo della tua carriera, e io ti chiedo se stamperai anche copie fisiche di questo lavoro discografico e dove sarà possibile acquistarlo. Certo, ovviamente stamperò le copie fisiche da vendere ai concerti, stamperò anche il vinile, però disponibile in un secondo momento quest'estate. Che bello, anche il vinile. Va il molto, mio primo vinile. Va molto di moda ultimamente. È tornato di moda, sì. Sì, ovviamente sarà color oro. Certo, ovviamente, è il colore ormai che ti rappresenta di più. Sì, ho anche preso una chitarra oro e l'ho tutta colorata, ci ho messo il battipenna oro, le chiavette oro, sai, questo lo dico per i chitarristi che sono sempre molto interessati. Anche un microfono quindi, oro avrai durante i tuoi live, immagino, Eliana, no? Ci sto pensando, però dopo non vorrei che fosse troppo, no? No, ma per limitare. Ho capito, un po' di equilibrio. Senti, in contemporanea, esatto, all'uscita del nuovo CD hai detto prima che pubblicherai anche un nuovo singolo, ci puoi dare qualche anticipazione su quale hai già scelto, se lo hai già scelto ovviamente? Sì, volentieri, per tutti i curiosi il singolo si chiamerà Breathe Again, è stato registrato, pensa, ancora a settembre quando c'erano giornate bellissime in zona Doberdò e Trieste, dove guiderò una delle mie auto preferite, e ci saranno anche bellissime ospiti, amici, attrici e attori, sarà molto interessante e proprio un soffio di libertà di cui abbiamo molto bisogno. Anche questo singolo si potrà trovare online su Bandcamp, Amazon, iTunes, e poi anche il CD, poi per tutti i friulani in ascolto sicuramente si troverà all'angolo della musica di Udine in versione fisica. Sì, punto di riferimento per l'acquisto di musica, sì, nella provincia di Udine. Eliana, ti chiedo anche, sono 10 le tracce contenute nel CD, ma ce n'è una a cui sei legata particolarmente? Sì, nell'album potrete ascoltare, per mia scelta, insomma, diversi generi musicali di cui l'energia e la densità però sono sempre caratteristiche comuni, ma la canzone Alone, la mia preferita, ha molti significati per me, rappresenta un mix di stati d'animo ed è vitalizzata da proprio una sperimentazione sonora nuova per me e per la mia band. Ci è incuriosito parecchio, quindi restiamo in attesa il 7 maggio che esca il tuo nuovo album, dove all'interno appunto c'è la canzone che hai appena citato. Eliana, in chiusura, sui social io so che sei molto attiva, molto presente, che cosa i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici devono digitare per rimanere in contatto con te, per conoscere le tue novità e per rimanere aggiornati su quello che farai nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Allora, ovviamente il mio sito internet www.elianacarnielutti.com, dopodiché mi trovate anche su Facebook, Eliana Carnielutti, su Instagram, ho un gruppo Facebook anche, da poco sono su TikTok, ma non dirlo a nessuno. No, ormai non lo diciamo a nessuno. L'abbiamo detto, su TikTok, ma proponi dei tuoi mini live, immagino, oppure fai qualcosa di completamente diverso? No, sempre ovviamente in ambito musicale, perché uso i social per lavoro, troverete molte foto di me, delle mie chitarre, dei miei gruppi, ogni tanto nelle stories racconto i particolari dei tour, o bello, semplicemente anche proprio li riprendo quando sono e sarò in tour nuovamente, potrete seguirmi nelle mie stories Instagram, e poi anche su Facebook c'ho un gruppo, Miss Eliana Carnielutti, un gruppo aperto dove tutti i fan condividono qualche piccola cosa inerente al mio progetto. Insomma, sei dappertutto, Eliana. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato il tuo tempo. Io personalmente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovissimo album e per tutte le date live che ti attendono nei prossimi mesi. Grazie.
E allora Eliana, grazie a te, e un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, ciao. Riflettore ritorna puntuale venerdì prossimo con Melinda Fiore e un altro ospite. Hai ascoltato Riflettore, Riflettore. Appuntamento al prossimo venerdì, stessa ora.